Buongiorno. Buongiorno. Fermatevi un po', riposatevi un po'. Da dove state venendo? Stiamo tornando. Cioè, siamo stati ai laghi, stiamo tornando a Bari. Che c'è la telecamera accesa, aspetta se ce l'hai. E vabbè, non ho voluto fare il Lucas di turno, ma mi hanno fatto spegnere la videocamera. Però due agenti simpaticissimi che mi hanno regalato chiaramente il titolo clickbait. Lui è convinto, io lo so. Quindi tu sei fuggita in pratica? Non lo so, non ti avevamo più visto. Io sono rimasto indietro, da sopra ho visto. E quindi sono piano. Sono passato piano, però non mi hanno messo dalla parete. Forse perché avevamo fermato già noi due. Comunque sono stati tranquilli, niente di che. Ed eccoci di nuovo a Rapolla. Praticamente abbiamo fatto quasi i giri della MotoGP su Rapolla oggi. Appena persi una bella penna. E tra l'altro, non so se lo sapete, ma ultimamente sembra essere abbastanza confermato, l'algoritmo di YouTube va a demonetizzare tutti i video in cui ci sono comportamenti pericolosi. Questa cosa si sapeva già da un po', ma è invece una novità quella secondo cui ultimamente anche i video di, diciamo, motovlog semplici e puri, in cui si fanno cose un pochino al di là del codice della strada, tra cui chiaramente le impennate, Vengono demonetizzati. Quindi questo è un motivo in più per dirvi che io so impennare da morire, così voi ci credete, tanto non potrò farvelo vedere che so impennare da morire, perché la scusa è quella che i video vengono demonetizzati. Comunque abbiamo riattraversato tutta Rapolla, troppo bello ragazzi, spero abbiate goduto con me nel fare quella strada, tra l'altro con il nuovo sound, con la moto, con le gomme nuove che, come vi dicevo, mi stanno dando un feeling tremendamente positivo. Adesso noi torniamo e ci facciamo la strada del ritorno a casa con relativa tranquillità, come potete ben capire la relativa tranquillità. Godetevele con me. Comunque, gomme nuove più un po' di esperienza in più, queste strade sono diventate ancora più belle. L'on off leggermente diminuito a seguito della modifica che ho fatto completa le cose. Ma è stato molto strano infatti che sia successo. E dietro questa collinetta gialla c'è Minervino Murgia. Qua ci sono un po' di mandarini già. Cioè, deserto, non doveva essere così di regola. Siamo appena passati in mezzo al deserto, che è, diciamo, una brutta copia di quello. Cioè, questa qui è una brutta copia di quello che abbiamo attraversato prima. Io le avevo detto che qua non era bello, ma non mi aspettavo tutto sto schifo. Non doveva essere così, in teoria. Questi qui forse hanno fatto le costruzioni con il terreno e noi ora ci troviamo ad attraversare questa roba qua. Ormai super off-road, anche l'ultima volta con Federico e il suo amico ci siamo ritrovati una strada rossa perché era nei pressi di una cava di bauxite, l'abbiamo attraversata tutta, ma purtroppo si è scaricata la GoPro, quindi quel video non lo vedrete mai, mi dispiace. Non doveva essere così. Non doveva essere così sta strada. Non doveva essere così. Cioè, era brutta, ma non ci doveva essere tutto sto schifo. Ma non doveva, non c'erano ste cose. L'ultima volta non c'erano.
Dai che forse è finito il peggio. Lui è l'ultima macchia, l'ultimo macchio di terreno che vedremo, vero? Like se condividete. Niente like se mi volete male. Ma tanto ho ragione io, quindi mettete sto like al video, va? Perché hanno fatto tutta sta schifezza qua col terreno. Sono divertiti a buttare terreno nell'aria, probabilmente. In queste zone si usa. Sto scherzando, però. Almeno qui si intravedono due carreggiate. E l'asfalto è anche leggermente migliorato. E il punto è che ho paura, perché una volta stavamo percorrendo in macchina una strada così e poi all'improvviso diventò completamente solo terreno, proprio in queste zone qua. Quindi non vorrei che accadesse la stessa cosa, perché questa volta siamo in moto. Sì, lo so, sono un maestro nel tirarmela. No, ma forse ci sono delle indicazioni. Era ora. Ora dobbiamo capire, questa strada sarà meglio, peggio o uguale a quella di prima? Diciamo che dall'immissione qua non è che deponga proprio bene. Ma allora non dirò che la strada forse non era questa. Eccoci. Anche questa strada ricorda una di quelle che abbiamo fatto al ritorno dall'Abruzzo. Tra l'altro qui ora ci prendiamo un bel po' di fumo. Speriamo di non prendere fuoco. Mannaggia. Ma qui c'è qualcosa che non va però, eh. Oh, caspita. Ma sembra abbastanza voluta come cosa. Ah, li vedete infatti? Non so se è proprio corretta e legale sta cosa, andare fuoco a tutto così. Perché quel tizio là sta evidentemente bruciando tutto. Madonna, cioè col fuoco veramente ai lati della strada. Cioè, vabbè. Sta sorgendo un dubbio. No, l'asfalto lo riconquistiamo. Ma cioè sta strada è cambiata totalmente. E queste sono davvero le ultime curve, quelle che collegano Minervino a Spinazzola. E tra l'altro qui c'è una particolarità, e la state per vedere davanti ai vostri occhi. Le vedete tutte quelle pale eoliche? Ora no, chiaramente. Ma dopo questa salita ne vedrete parecchie. Eccole qua! Guardate quante sono, un giorno ho provato a contarle, ma saremo nell'ordine delle 50, 40, sono veramente tante. Questa non è neanche chiaramente tutta la zona, perché non la vediamo tutta, ma ce ne sono tantissime in questa zona. Ebbene sì, lo vedete piccolo piccolo, lì, quello è Castel del Monte, che mi rifiuto per principio di filmarvi, dato che ve lo filmo un video sì, un video no. Curve più strette, asfalto peggiore, curve più larghe, asfalto migliore. Di là si va a Ruvo, di qua si va a Trani. Se seguiamo per Bari non prendiamo la 16, prendiamo la 98, quindi poi bisogna fare la 98 e poi prendere la 6, oppure prendere insomma le strade, se no dobbiamo attraversare Andria e arrivare a Trani, da là prendiamo la 16. Secondo me è più pratico attraversare Andria. Ti vedo stanco, provate. Prendiamo la 16, quindi tutti? Da qua si prende. Prego. E quindi direi ragazzi che questo video può chiudersi qui. Sono felice di avervi portato con me in questa nuova esperienza con le BT 016 Pro e anche di avervi fatto gustare il nuovo sound, ma soprattutto siete stati con me, e questa è un'ufficialità, nella prima vera volta in cui sono stato fermato dai carabinieri in moto. Non mi era mai capitato, e per quanto possibile insomma avete seguito anche voi almeno la fase di fermo. In ogni caso ci vorrebbero molti più agenti come questi due, che erano molto molto friendly, senza chiaramente mettere da parte i controlli che hanno giustamente fatto. Ma appunto siamo arrivati alla fine di questo video, quindi vi saluto con questa ultima curva. Però c'è anche quella dopo che è bella. Secondo me 2 secondi in più non vi fanno cambiare nulla, vero? Volete stare quest'altra curva insieme a me? E quell'altra dopo? Che ne dite? Ecco, sapete, è un po' come quando fate delle cose particolarmente belle che non volete smettere mai. Ecco, scrivetemi nei commenti qual è quella cosa che mentre la fate dite sta per finire, ma io vorrei che continuasse, anche se mi aspetto già le risposte. Ciao!